Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Difesa a 4 e due punte là davanti, incaricati di mettersi l'attacco sulle spalle. Mi aspetto che il gioco venga sviluppato dagli esterni, ma sarà cruciale il ruolo dei centrocampisti centrali, soprattutto come fisico. Dal canto suo, la difesa in linea e posizionata molto alta stringerà la zona di campo giocata. In questo modo il pressing sarà più efficace, visto che lo spazio di manovra avversario viene ridotto. Non a caso è il più ortodosso dei sistemi di gioco. E dunque, calcio d'inizio. Gagliardini, bella serie di passaggi. Pellissier cerca un compagno e trova il compagno, la mette sulla sinistra. Etemay, elegante, prova la giocata nello spazio. Conclusione! Non è riuscito a buttarla dentro. Il Chievo Verona ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Valero. Nainggolan la gioca a sinistra e trova bene il compagno. Ottimo intervento! È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Bella apertura. Prova il filtro. Icardi! Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Pellissier si allunga per arrivare al pallone. Nainggolan prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca spazio. Ha spazio sulla fascia. Prova con il tocco basso. Allontana il pallone. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto. Non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto non mi piace l'idea di portare via dall'area di rigore gli attaccanti, gli uomini che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto in campo, è un lavoro che spetta le ali. Gagliardini si appoggia al portiere. Valero, Skriniar, Gagliardini la mette sulla sinistra, vuole la profondità, cerca lo spunto, c'è Kwadwo Asamoah, cerca l'uomo là davanti. Stepinski, è davvero una bella serie di passaggi questa, sulla destra. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari, bravi. Contrasto riuscito, l'arbitro non fischia. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Colpisce il pallone. Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale.
ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Pellissier. Etemai. La gioca a sinistra. Prova a passare con un pallone profondo. Palla al centro. Possibilità di tiro. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ottimo il fraseggio. Kwadwo Asamoah si fa trovare al posto giusto e allontana. Nainggolan. Perisic. Cerca un compagno. Perisic. Pallone rasoterra in area. Nainggolan la gioca all'indietro. Vuole la profondità. Mette in mezzo il traversone. Cesar spazza via senza pensarci due volte. Gagliardini allarga il gioco sulle fasce. Prova la giocata nello spazio. Allontana il pericolo. Borja Valero prova la giocata di fino. Traversone basso. Prova a tirare. E c'è il gol dell'Inter. Prima rete per l'Internazionale. Ecco il gol, davvero rapinatore d'aria. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. L'Inter segna il gol che sblocca la gara. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Gio Miranda commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Gagliardini fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Nainggolan. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervento. E così siamo evidentemente sull'1-0. Può tentare. Gran palo. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 dopo il primo tempo. Iniziano i secondi 45 minuti. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Bell'anticipo, pericolo sventato. Kwadwo Asamoah. Scodella in avanti. La mette sulla sinistra. Cerca un compagno. Kwadwo Asamoah riceve un bel pallone. C'è il tiro. Palla che è uscita di un soffio sulla sinistra. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Stepinski prova il filtrante. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Gioca una palla lunga. Provano a partire in velocità. Ha la possibilità di andare verso la porta. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione.
È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Bel pallone. Barba allontana il pallone. Il Chievo Verona non sta facendo un pressing. Può colpire! Tiro davvero da dimenticare. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Ha spazio sulla fascia, cerca il numero, vuole la profondità. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Prova la giocata nello spazio. Ci mette una pezza. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Keita avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Scodella il cross. João Miranda si fa trovare al posto giusto e allontana. Mauro Icardi la gioca a sinistra. Intervento duro ma corretto. C'è fallo. Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. Non può sbagliare. Nainggolan! La sfera entra in porta! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Una potenza incredibile, un tiro fortissimo. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Cercala, qui cerca, salva Andanovic. Che grande parata. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Concede il calcio d'angolo. Perisic sbroglia la situazione. Occhio al tiro. Di testa, ottimo tentativo ma non trova il gol. Ci è andato molto molto vicino, un'ottima conclusione. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Valero la mette sulla sinistra, ecco Perisic. Opta per il lancio lungo. Ottimo scambio. Palla al centro.
Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Il portiere la calcia lontano. Nainggolan. Lancio lungo del portiere. Nainggolan. Cerca un compagno. Riceve un pallone interessante. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Spazza via. Prova a verticalizzare. Pellissier, questa palla è per lui. Riceve in ottima posizione. Ottimo intervento di copertura. Trova il compagno in ottima posizione. Colpì. Ottima parata del portiere. Vuole la profondità. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cucciarelli la gioca in profondità. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. João Miranda è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziare. Prova il tiro! Eccola la rete! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Ha mantenuto la calma davanti all'estremo difensore riuscendo ad anticiparlo. A 0 dunque. Andreolli, pallone lungo in verticale. Pellissier, bel passaggio di ritorno. Cerca di lanciare il compagno. Ci mette una pezza. Gagliardini la gioca a sinistra. Nainggolan cerca spazio. Quadu Asamoah prova a passare con un pallone profondo. Quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Pellissier vuole la profondità. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere, Luca? L'Inter era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava.